Se vivi le tue giornate come se fossi guidato da un pilota automatico, se ti senti sempre stressato, ansioso, oberato completamente dalle cose da fare, se agisci e non ti ricordi che cosa hai fatto 2 minuti fa e che cosa devi fare tra 1 minuto, tra 2, tra 5 minuti, allora vuol dire che non stai vivendo in modo mindful, cioè in modo consapevole. Anche se spesso soffri di ansia e quindi i tuoi pensieri sul futuro ti tormentano e non riesci a fermarli, oppure se sei spesso concentrato sul passato e questo ti causa tristezza, ma anche rabbia, e non riesci a vivere, a godere di questo istante con gioia, con presenza e consapevolezza, non stai vivendo in modo mindful. Anche se fai fatica a prendere sonno, a concentrarti, ad ascoltare, a leggere un libro e non dover rileggere lo stesso passaggio 2-3 volte per ricordarti cosa c'è scritto, anche in questo caso non stai vivendo in modo mindful, ossia consapevole. Anche il corpo ci dice se stiamo o non stiamo vivendo in modo mindful, in modo consapevole, perché è spesso teso, oppure è molto stanco, perché è oberato da tutti questi pensieri o da tutto questo correre da una cosa all'altra, da un pensiero all'altra, dal fare più cose contemporaneamente. Il corpo ci dice: hai bisogno di fermarti, di respirare e di vivere in modo più mindful, più consapevole. Hai bisogno di vivere nel qui ed ora. Perché mindful? Perché consapevole? Perché la mindfulness ci dà la consapevolezza del momento presente, ci insegna a stare nel qui e ora completamente qualsiasi cosa noi stiamo facendo, ma soprattutto la mindfulness ci dà la consapevolezza, ci rende consapevoli di cosa accade qui, di cosa accade nella nostra mente, che genera emozioni, che genera atteggiamenti, che genera ansia, che genera stress, che genera anche l'incapacità di gestire certe situazioni, che genera l'autosabotaggio. Cioè la mindfulness ci rende consapevoli di come il pensiero influisca sulle nostre vite e come siano spesso pensieri limitanti, autosabotanti, trappole mentali, pregiudizi, giudizi a guidare le nostre giornate. La mindfulness non è qualcosa che si limita alla meditazione, ma la mindfulness è un vero e proprio stile di vita improntato sul diventare testimoni, consapevoli, osservatori di ciò che ci sta accadendo nella mente, nel corpo, nel cuore, per vivere pienamente ogni istante, per vivere una vita piena, qui e ora, staccandoci dai condizionamenti, una vita che possa essere degna di essere vissuta anche nella sua estrema semplicità. La mindfulness è talmente potente, mi piace dire, passatemi questo aggettivo, che viene utilizzata per curare disturbi come l'ansia, gli attacchi di panico, la depressione, ma anche disturbi alimentari, perché ci rende consapevoli di come ci relazioniamo al cibo e a noi stessi. Quindi è uno strumento estremamente importante. In questo video parliamo di quelli che sono alcuni dei tanti benefici della mindfulness. Il primo grande beneficio è che sei più concentrato e più produttivo. Quando diventi consapevole dei tuoi pensieri, sai riconoscere quando la mente ti sta portando al passato o al futuro e sei in grado di ritornare nel qui ed ora e dedicare tutte le tue energie a ciò che stai facendo. Inoltre la mindfulness ti incoraggia a fare una cosa alla volta. Quindi per vivere mindful non esiste fare 2000 robe contemporaneamente, non esiste guidare, parlare al telefono intanto rispondere alle email, cucinare nel frattempo fare qualcos'altro, no, si fa una cosa alla volta e quando si fa una cosa alla volta si è più concentrati, produttivi e si fa molto meglio. L'altro grande vantaggio della mindfulness è che insegna a lasciare andare. Lasciare andare che cosa? Tante cose. Il passato che non ci serve più e che ci causa magari rabbia, tristezza, rancore e non ci permette di vivere pienamente il nostro potenziale e di andare avanti con la nostra vita. Lasciare andare le preoccupazioni per il futuro, perché tanto il futuro ancora non esiste e sono sempre e soltanto pensieri.
Lasciare andare il bisogno di controllo, il bisogno di controllare ogni cosa, di dover programmare tutto, di volere che tutto vada sempre esattamente come vogliamo noi. Il controllo è un'illusione, la vita scorre seguendo il suo flusso, quindi la mindfulness ci insegna anche a lasciare andare. L'altro grande vantaggio della mindfulness è quello di renderci consapevoli delle nostre emozioni, partendo dai pensieri. L'emozione è generata sempre da un pensiero. Se divento osservatore dei miei pensieri, quindi riesco a capire quando compaiono, perché compaiono e quali emozioni scatenano, allora a quel punto posso tornare alla fonte e in un certo senso piano piano abituarmi a fermarmi prima che si scateni questa sorta di effetto domino. Vi faccio un esempio. Se ogni volta che penso ad una persona che non c'è più, mi sento triste e mi viene voglia di piangere, diventando consapevole di quel pensiero, posso osservarlo ogni volta che viene alla superficie, perché dalla mindfulness non lottiamo contro ciò che emerge, piuttosto lo osserviamo, lo accettiamo e lo lasciamo andare. E piano piano, diventando consapevole che questo mio schema di pensiero mi genera quel momento, quella di tristezza, quella sensazione, quell'emozione, io posso lavorarci e riuscire a lasciare andare quel pensiero, lasciare andare quella sofferenza, lasciare andare quel dolore, perché in quell'istante mi chiedo, ma adesso, nel qui e ora, a cosa mi serve pensare a qualcuno che non c'è più? Sì, gli ho voluto bene o le ho voluto bene, ma nel qui e ora, adesso, che senso ha? Come mi sento quando ho questo pensiero? E lo stesso per il futuro. Se penso e mi preoccupo, oddio, forse mi licenzieranno. Ma sono solo supposizioni. Cosa succede quando penso forse mi licenzieranno? Mi viene l'ansia. Che senso ha adesso, nel qui e ora, pensare forse mi licenzieranno? Perché forse non avverrà mai. È questo il senso della mindfulness. E poi l'altro e ultimo grande vantaggio che voglio condividere con te in questo video, ma ce ne sono tanti altri, è che la mindfulness ci rende consapevoli dei nostri giudizi rispetto alle situazioni, alle persone, a noi stessi e ci fa andare oltre il giudizio. Quindi siamo in grado di vivere in modo non giudicante, in modo più oggettivo, in modo più obiettivo e ci rendiamo conto che quando lasciamo andare tutti i giudizi, i pregiudizi, le opinioni sulle cose, le persone, le situazioni, tutto fluisce in modo molto più semplice, molto più leggero e soprattutto ci apriamo molto di più alle nuove opportunità, alle nuove esperienze, alle nuove conoscenze o magari recuperiamo rapporti che avevamo messo da parte solo per il semplice fatto di aver aperto la nostra mente ed essere andati oltre il giudizio. Questo è un video nel quale ti ho elencato solo alcuni dei vantaggi del vivere mindful, dei benefici che la mindfulness porta nelle nostre vite. Ce ne sono molti altri che approfondiremo nel corso di mindfulness. Se vorrai partecipare, ti lascio il link qui sotto nella descrizione. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti, lasciami un like e iscriviti al canale.